Allora, avete dovuto rinunciare a qualcosa per la crisi economica? Questa è la domanda che rivolgiamo questa sera, questa è la domanda che rivolgiamo anche al primo dei nostri ospiti, parlo dell'onorevole Ugo Cassone, presidente della Commissione Commercio di Roma Capitale. Buonasera. Buonasera. Buonasera e grazie di aver accolto il nostro invito. Abbiamo qualche difficoltà a sentirla, onorevole, non so Sì, se. Ecco, adesso la perfetto. sentiamo. Cerchiamo di sentirla un pochino meglio, bene. Grazie. Dunque, abbiamo appreso oggi di questi dati che sono emersi da parte, insomma, dalla Confesercenti. Nel 2011 sono stati già 2.000 i negozi chiusi solo nella città di Roma, persi 5.000 posti di lavoro. La situazione è davvero così allarmante? Ma la situazione sicuramente non è delle migliori, abbiamo visto sicuramente la città di Roma ha visto tempi migliori. E questo è frutto sicuramente della crisi economica, perché comunque la crisi economica si sente in generale, c'è una restrizione comunque dei consumi. Sì, E questo... onorevole, mi scusi se la interrompo perché la sentiamo davvero malissimo. Possiamo Facciamo richiamare? così, proviamo, la richiamiamo, la facciamo La richiamare immediatamente dalla redazione. richiamiamo? Si sposti Ecco, leggermente. allora, provvederemo a ripristinare il collegamento quanto prima, perlomeno riusciremo a dare un'informazione più completa e un po' più, diciamo, anche udibile. Comunque, per quanto riguarda proprio questa crisi, questi erano soltanto alcuni dei dati che sono emersi da questo studio della Confesercenti. Quest'anno si registra tra l'altro anche un aumento dei fallimenti, pensate, del 300%, insomma, veramente dei dati pesantissimi, sui quali mette il carico da 11 anche il sistema immobiliare. Intanto abbiamo recuperato l'onorevole Cassone. Onorevole, Sì, ecco, diciamo eccoci. sicuramente che la Benissimo. città di Roma ha visto dei momenti sicuramente migliori rispetto al commercio, perché comunque la crisi comunque si sente, e questo qui è un dato sicuramente innegabile. Da unire a tutto ciò ci sta anche, forse, e qui lo dico con un tono di polemica, però diciamo che rimane chiuso qui, il fatto che comunque negli anni precedenti, nelle giunte precedenti, si è dato forse, si è avuto una visione del commercio un po' diabolica da questo punto di vista. E faccio riferimento soprattutto all'apertura di questi enormi centri commerciali che comunque gravano sulla città di Roma. Io, essendo presidente della Commissione Commercio, ho parlato soprattutto per esempio con i commercianti del quarto municipio di quelle zone lì, e loro mi hanno detto che, per esempio, da quando è stato aperto il centro commerciale della Bufalotta, e qui non si può fare polemica assolutamente nei confronti dei commercianti della Bufalotta, ma con chi ha ideato questi centri commerciali enormi, qui i commercianti della quarta risentono pesantemente dell'apertura della Bufalotta, che li ha praticamente cannibalizzato, si è portato anche a creare questa abitudine di andare nei centri commerciali, e questo qui non favorisce sicuramente il commercio al dettaglio e il commercio di quartiere. Perché abbiamo questa perdita di negozi? Soprattutto perché comunque i piccoli negozi, quelli che stanno all'interno dei quartieri, quelli che comunque andrebbero di più aiutati, si sentono ancora di più la crisi, perché comunque sono questi grandi centri commerciali che spostano veramente migliaia di persone Sì. nell'acquistare verso questi centri Ecco, commerciali. onorevole, però il boom dei centri commerciali è un boom che è arrivato indubbiamente negli ultimi anni. I primi sono nati fuori dalle porte della capitale, poi man mano si sono andati avvicinando, però di fatto già erano presenti all'interno del circuito del grande raccordo anulare dei centri commerciali, magari un po' più piccoli. Per quale motivo questi grandi colossi hanno un po', diciamo, fagocitato poi i piccoli commercianti? Perché hanno tutta questa pilla nei confronti dei cittadini, a suo avviso? Perché comunque si è creato questo sistema di andare, di passare da giornata, di diventare quasi un centro anche di attrazione da questo punto di vista, anche di passare la giornata lì, e questo qui sta creando appunto la perdita di clientela all'interno dei quartieri. In questi anni, per opporsi a questi centri commerciali, si sta cercando invece di favorire i centri commerciali naturali, che sarebbero praticamente la cercare di creare delle zone omogenee, delle vie omogenee, che comunque hanno invece, possono essere collegati con eventi, con anche arredamento, con una linea comune, anche di cercare appunto di attrarre il più possibile gli abitanti quantomeno del quartiere, appunto facendo resistenza rispetto a tutto questo che è la crisi, e dall'altra parte anche i centri commerciali. E nei prossimi mesi noi discuteremo il piano del commercio, magari può essere anche la trasmissione che faremo
con voi, se voi siete disponibili. Molto volentieri. Per discutere anche del piano del commercio, che finalmente c'è un'analisi di quello che manca nella città di Roma e di quello che sta avvenendo e come sta cambiando il commercio nella città di Roma. E questo è un momento, oggi per esempio si è raggiunto un protocollo per aiutare i commercianti contro il fenomeno dell'usura, tra comune, regione, provincia e anche forze di polizia, cercando di aumentare sempre di più i sportelli anti-usura. Sono in questo momento, credo che comunque pochi sono gli strumenti per poter stare vicino ai commercianti, però credo che sia importante, perché la perdita comunque dei negozi vuol dire comunque perdita di qualità di vita all'interno dei quartieri. Il negozio non va visto, secondo me, solamente come punto d'acquisto, ma come appunto anche di qualificazione del quartiere, come un punto di aggregazione. I negozi devono essere, secondo noi, in questo momento anche un po' aiutati. E indubbiamente il caro affitto, che comunque permane, la crisi che comunque porta le famiglie un po' a restringere i consumi, e la dissennata, che secondo me politica, dell'apertura dei centri commerciali, sicuramente ha creato un momento di crisi. Senta, Presidente, ci sono un po' di problemi però pratici da affrontare. Sì. Intanto c'è una stretta creditizia delle banche, per cui i commercianti protestano perché non hanno facilità al credito. E forse un'attività proprio del comune verso le banche per agevolare sostanzialmente i finanziamenti potrebbe essere utile. Questo anche in relazione al combattere in qualche modo l'usura, perché poi diventa l'usura un elemento fondamentale nei quartieri e molto forte. Dall'altra parte c'è una protesta verso l'Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle Entrate applica dei tassi molto alti, praticamente dei ritardi dei pagamenti, e i commercianti dicono: in una fase di crisi come questa, per pagare gli stipendi mettiamo da parte le tasse e poi ci troviamo con dei balzelli allucinanti. Non potreste prevedere un intervento duplice su questi due aspetti come comune? Questo sono due aspetti sicuramente importantissimi che avete sottolineato, perché sicuramente sul versante per esempio del credito nei confronti dei commercianti si stanno prevedendo delle misure con la regione, che Confidi e altri sistemi che comunque possono aiutare i commercianti. E dall'altra parte, ecco, anche la questione, sicuramente è un momento importante, perché comunque dire anche il problema degli oneri fiscali è pesante per i piccoli, soprattutto per i piccoli commercianti. E il commercio è, peraltro, Roma si deve collegare assolutamente con la regione, perché prevedere un piano del commercio solamente a livello comunale, ma poi a livello di regione aprono, continuano ad aprire grandi centri commerciali nella provincia di Roma e nelle province anche laziali, creano lo stesso problema. Infatti noi stiamo cercando di metterci in contatto, di lavorare in sinergia appunto con l'assessore Pietro Di Paolo della Regione Lazio, che ha la delega appunto al commercio. Sì. Ecco, onorevole, ci scrive un nostro radioascoltatore. Sì. E ci chiede perché non parliamo del diverso costo degli affitti nei centri commerciali rispetto a quelli su strada, perché a suo avviso magari questo può essere un problema anche dei commercianti. L'affitto peraltro nel centro commerciale è anche più alto rispetto a quello su strada, a volte diventa anche più alto, però è la capacità di attrazione da parte dei centri commerciali, consentono poi ai commercianti che stanno nei centri commerciali di poter far fronte a questo. Peraltro i centri commerciali, se continua questa crescita enorme dei centri commerciali, vanno in crisi anche loro, perché già alcuni stanno andando in crisi. Euroma 2 fa concorrenza ospedale nei confronti di Fiumicino. A breve, se si continua con questa crescita di questi centri commerciali, addirittura alcuni di loro potrebbero totalmente anche fallire. Per quanto riguarda anche perché, onorevole, il centro commerciale di Fiumicino non risponde alle direttive romane, ma alle direttive del comune di Fiumicino. È per quello, infatti, dicevo esatto, che comunque noi dobbiamo collegarci anche con la regione, perché non basta solamente che il piano del commercio del comune di Roma. Certo. Ma l'importante è un piano del commercio a livello regionale, perché anche la provincia di Rieti o la provincia di Latina o la provincia di Viterbo in realtà sono alle porte comunque della città di Roma, perciò se non c'è un piano collegato rischiamo veramente che Roma magari mettiamo fermo nei confronti dei centri commerciali, ma poi rischiamo invece di far rinascere nell'Interland, nelle altre province, che comunque non ferma comunque il problema. Un ultimo elemento, scusi, proprio sugli affitti.
Si lamenta dei commercianti che il flusso degli affitti praticamente segue normalmente gli aumenti annuali anche degli anni precedenti, sì, in virtù anche di una crisi che dovrebbe invece contenere sostanzialmente il gettito degli affitti stessi. Non potreste anche come comune sensibilizzare in questa direzione? In questo possiamo fare sicuramente una campagna di sensibilizzazione, per esempio potremmo aprire tutto quanto il discorso dei mercati, e qui è un altro potremmo fare un'altra puntata anche su questo, però il comune non ha la capacità di intervenire tra la trattativa privata, tra il proprietario delle mura. Questo certamente, però può fare un'opera praticamente di sensibilizzazione. Questo sì, ma anche nell'intelligenza oggi tanti proprietari di mura incominciano a essere anche più disponibili nei confronti dei negozianti, perché comunque si rendono conto che il peso c'è, meglio avere un negozio che paga e paga il giusto che averne un negozio completamente chiuso, anche perché comunque vediamo, incominciamo a vedere tanti anche di negozi, dei negozi che cominciano a chiudere. Sì, certo. Esatto. Onorevole, noi la ringraziamo per questo, per questa sua disponibilità. A voi, siamo a disposizione. Esattamente, ci risentiremo proprio per cercare di capire qualcosa in più quando verrà presentato il piano del commercio. Intanto grazie all'onorevole. Buonasera. Grazie all'onorevole Ugo Cassone, presidente della Commissione Commercio di Roma Capitale.